E ora ci spostiamo tra le colline del Roero, dove con l'aiuto dell'Ecomuseo delle Rocche, in una frazione di Sommariva Perno, San Giuseppe, come per tradizione è stata organizzata la festa di Piantare Maggio, un rito che viene da molto lontano. Lo chiamano Piantare Maggio, è il rito più antico delle colline a metà tra la festa campestre e il gesto propiziatorio. E allora metti una sera tra gli occhioni spalancati dei bambini, i balli, la musica, le melodie che vengono dall'altro secolo, una piazza come quella di San Giuseppe, di Sommariva Perno, che si apre su campi di pesche, mele e fragole. Metti le magie della notte, la storia è fatta. Arriva il pino, è il vero protagonista, porta i segreti dei boschi, ma anche il profumo di un momento che cerca di preparare il buon esito dell'annata. Gesti e canti che arrivano dalle tradizioni precristiane, riempiono le ore scandite dalla musica, dal pasto improvvisato, dalla luna che scompare oltre le nubi. Piantè Maggio è la lenta vestizione dell'albero, quasi un parafulmine che con fiori, nastri colorati e cascate di verde starà lì, bandiera e mito, simbolo e baluardo di ciò che verrà. E così ogni anno tra Langa e Roero, e mentre le ombre si allungano attorno ai fuochi, si balla e si canta, semplicemente quasi a voler esorcizzare, allontanare, spostare chissà dove i momenti delle lacrime, della malora, e lasciare aperto nel vorticoso intricarsi di braccia, di mani e di occhiate il libro della vita che si riaccende dopo la lunga attesa di un inverno che ancora gronda freddo e pioggia, ma annuncia l'estate che finalmente verrà.